Ben ritrovati amici di The Wine Channel. Oggi è una puntata particolare. È giovedì, però non troverete la classica degustazione che ormai ci accompagna da diverse settimane, ma ho deciso di fare questo video per ringraziarvi in quanto proprio in questi giorni cade l'anniversario del canale. Era il 17 febbraio del 2019 quando ho fatto la prima video degustazione, quindi dopo un anno eccoci qua e con ormai una serie veramente molto grande di video, quindi di degustazioni, di approfondimenti, di puntate dedicate a eventi e a manifestazioni del mondo del vino, e quindi mi permetto di ringraziarvi per tutti coloro che si sono iscritti. Ormai siamo arrivati a 300 iscritti al canale YouTube, e anche di questo vi ringrazio per il seguito, per tutti i commenti, per anche le critiche che mi fate, che mi aiutano sicuramente a crescere e a migliorare giorno per giorno. Ormai, come dicevo prima, ho fatto una grande serie di video, abbiamo toccato tutte le regioni italiane, abbiamo visto vini bianchi, vini rossi, rosati, fortificati, cioè, ormai abbiamo veramente un campionario di degustazioni non piccolo, ma questo non significa che non ci siano ancora tanti altri vini da proporre, tanti altri vini da degustare insieme, tante altre puntate di approfondimento. In questi ultimi tempi mi sono dedicato al mondo del vino spumante, ho già fatto diverse puntate e adesso domenica uscirà la seconda parte per quanto riguarda il metodo Martinotti Charmat, però come dire, l'impegno non si ferma qui, anzi continua, sempre con attenzione, sempre attento a quello che mi suggerite, a quello che mi indicate, ma soprattutto vi chiedo sempre di più di suggerirmi anche argomenti che vi possano interessare, bottiglie che avete il piacere che io vada a degustare per voi, oppure se qualche passaggio delle varie degustazioni o degli approfondimenti non vi fosse chiaro. Vi ricordo che fin quasi dalla creazione del canale l'hashtag AskTheWine è sempre stato a vostra disposizione per appunto approfondire o per farmi delle domande, e io sono molto contento di rispondervi, ovviamente se so la risposta, se no mi vado a documentare come si fanno in molti. Quindi vi ringrazio, approfitto quindi di questa occasione, diciamo, di festa, di compleanno del canale. Continuate a seguirmi, condividete anche questo canale con i vostri amici, conoscenti, con tutti coloro che possono amare il mondo del vino. Come vedete, a farmi compagnia con un, diciamo, un ideale brindisi insieme a voi, ho deciso di farmi accompagnare appunto dalla prima bottiglia che ho avuto modo di degustare qui sul canale, quindi l'Eclisse di Cantina Paltrinieri. Un vino che mi piace molto e che mi ha accompagnato, o meglio ha fatto il suo debutto insieme a me nel canale, e che spero abbiate modo anche di degustare. Per il momento io virtualmente faccio un brindisi insieme a voi, e sperando che anche il nuovo anno, quindi il secondo anno del canale, abbia ancora maggiore successo e interesse per voi, con nuove degustazioni, nuovi approfondimenti e tutte le domande che voi volete farmi e a cui io poi risponderò. Quindi per il momento vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo come sempre le solite mie raccomandazioni, e cioè che i minori di 18 anni non devono bere, non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, ma soprattutto bisogna bere con moderazione ma di qualità. Un brindisi dedicato a voi e un ciao da Francesco e da The Wine Channel.